Questo è uno degli elaborati del progetto che si sta realizzando già oggi. Come possiamo vedere, ci sono passi carrabili che sono stati negli anni, come dire, manomessi, armadi Enel. Non so se si riesce a vedere, si riesce a vedere qualcosa. Si vede? Visto se non si vede posso. Questo è un palo in prossimità di, cioè lungo via Foggia, in prossimità di Piazza Padre Pio. Era ancora un armadio Enel, addirittura proprio al centro del marciapiede. Qui siamo in zona di Annunzio, sì. Zona via Foggia, zona UPIM, marciapiedi insomma, che sono stati manomessi. Sempre zona via Foggia, sono tutte criticità. Via Foggia, angolo Corso Roma, angolo via Foggia. Ci sono questi alberi che oramai come dire, sono cresciuti e hanno occluso la sede del marciapiede, sempre per. In questo caso, ad esempio, si è pensato di fare una deviazione su quest'area dove c'è stata installata la scultura e quindi il percorso si può chiudere seguendo appunto questa modalità. Andando avanti, altre criticità, per esempio qui c'è una rampa che dà problemi, che dà fastidio appunto al passaggio in quanto troppo larga, come vedete perché il percorso è diciamo di sotto di 90 centimetri. La tavola che raffigura le principali appunto criticità che sono state rilevate. Questa analisi quindi verrà fatta per tutto il territorio comunale. Quindi ci saranno delle tavole che andranno appunto a raffigurare questa situazione con dei particolari, con dei dettagli. E quindi ogni quartiere, ogni zona di San Giovanni Rotondo sarà appunto punta di questo strumento. Io passerei la parola all'ingegnere Nicola Di Trovato, che è stato incaricato dal comune di San Giovanni Rotondo per la redazione di questo piano e contestualmente aprirei una discussione a quanti mi vogliono porre delle domande e segnalare delle criticità. Che appunto come ricordavano il sindaco e l'assessore possono essere segnalate anche all'indirizzo mail peba@comune.sangiovannirotondo.fg.it. Passo la parola all'ingegnere Trovato. Grazie. Città dove ho detto anche il suo sito.
possiamo andare a sommare pendenze su pendenze. Importante. I percorsi che verranno scelti, soprattutto il vostro figlio, che chiede di voi, la dirci, che le nostre sensazioni sono diverse. Per noi la rampa va bene, per voi no. Noi superiamo lo spostamento del paese, ad essere un po' pendici. Quelli che dice un po', come eventualmente non ci sono. E in questa tavola, io l'ho presentato così, stranamente ho già unito dei percorsi, così, perché io sono di San Giovanni, cammino con tutte le strade, mi pongo più o meno, vedo, invece adesso che sono sticcato e non faccio altro che vedere, marciapiedi, vedo fino a tutto marciapiedi. Ce la faccio, il vostro qui non faccio la faccio. Devo studiare un percorso alternativo. E poi ed è importante avere, ripeto, una vostra collaborazione. Perché la finalità di questo bene è un progetto molto gigantesco. Dobbiamo riuscirci, abbiamo l'elettricità, lo sappiamo, siamo di San Giovanni, non è che non lo sappiamo, città di persistenza, sono ormai un fisco costare stelle, quello che noi possiamo farci più poco, se non realizzare un percorso a raso. Abbiamo delle zone che sono in espansione, che purtroppo finché non vengono definite le abilità di strade non possiamo. Anche se di fatto non lo prevede che già di per sé dovrebbe intervenire. E così. Abbiamo delle zone effettivamente con delle attività molto molto importanti, perché purtroppo queste attività non possiamo sopperire con i meccanismi meccanici. I meccanismi meccanici hanno dei costi, dei nuovi notevoli, sia in termini di installazioni e soprattutto di gestione. È importante quindi trovare. È ovvio che dobbiamo raggiungere obiettivi, che sarebbe. In questo periodo dobbiamo fare anche delle scelte un po' particolari, anzi se dovranno studiare anche dal punto di vista del traffico, perché il discorso di sicurezza, è possibile di andare su una scheda, vuol dire andare un pochino in giro dove è possibile, su piano piano. Quindi dovremmo per forza, abbiamo una situazione che abbiamo un marciapiede stretto, perché praticamente io odio un po', diciamo, odio, perché odio fare i percorsi a raso per avere una vita molto sicurezza, soprattutto sulle strade trafficate. Basta un vento che conduce, dove sono che ho fatto. A raso vuol dire piccolo bordino che delimita il percorso. Questo percorso sarà un momento di guardia. Infatti io sono anche il dottore lavoro di oggi che avrei dato di voi in cui si vede che lungo tutto il percorso erano realizzate due strisce, giusto? Individuare quale schede è. Questo è il discorso. Individuare. E permettere anche sì, perché così non si vede che no, non si spera che qualcuno si renda conto che potrebbe andare avanti in fondo a uscire. Ingegnere, chiaramente tutto questo lavoro, come dire, sei più tecnico, quindi te la vedi. Però anche questo lavoro è e deve essere integrato anche con gli ulteriori interventi che si andranno a fare sul piano del traffico e della mobilità sostenibile.
abbiamo intenzione di fare il piano per la mobilità sostenibile, che ha come punto fondamentale, fatto qualche incontro, pochi giorni fa, che ha come punto fondamentale il pedone, il ciclista, le persone che si muovono senza macchina. Quello è il benessere di questo, e quindi tutto ciò che può portare a impedire la libera circolazione di queste categorie e tutto ciò che può impedire di avere meno, di avere meno inquinamento, o meno, di avere meno inquinamento all'interno della città, perché abbiamo un uso, come dire, non corretto rispetto agli standard ambientali che pure le normative ci pongono, deve essere rivisto in modo tale da avere, come dire, questa città fruibile anche da questo punto di vista. Quindi è un intervento che va integrato, è un percorso che abbiamo iniziato e che, come dire, abbiamo immaginato un'idea di città che su questi due o tre punti punta molto e deve essere assolutamente raggiunto. Quindi abbiamo un punto di partenza insieme a tutti gli altri. Abbiamo questo momento. Ci sono delle domande? Buonasera a tutti, sono il segretario dell'associazione, noi come poi disegnando Cargano, molti saluti del presidente, Namuri, che stasera per motivi, diciamo, prettamente legati alla salute non è potuto essere presente. Siamo onorati di essere stati invitati qui stasera dall'amministrazione comunale del nostro amico Pagliara, con il quale abbiamo avuto parecchi incontri in tempi precedenti riguardando questo discorso PEPA, e oltre che con San Giovanni abbiamo dato del materiale informativo anche ad altri amici di San Marco in Valis che anche stanno cercando. Abbiamo spinto un po' di più Michele perché per noi San Giovanni comunque fra tutti i vari comuni, diciamo, del Gargano è quello che dovrebbe, che è più sott'occhio, diciamo, usiamo un termine, cioè è quello che sta più in luce, perché comunque, diciamo, per il discorso comunque del turismo accessibile, di gente che viene da fuori e quant'altro, che già aveva detto anche il sindaco. Ai concittadini di San Giovanni possiamo dire che sono, credo, fortunati, che hanno avuto, stanno avendo, cioè, un'amministrazione sensibile per il discorso della disabilità, più che della disabilità, dell'inclusione sociale, che è molto importante, e soprattutto un'amministrazione intelligente, perché dotarsi di questo piano denota una certa civiltà sicuramente, ma indubbiamente è un fiore all'occhiello per qualsiasi comune che riesce a dotarsi di questo piano, che peraltro è legge dello Stato da 86, se proprio vogliamo proprio. Ma a parte tutto, diciamo, questi discorsi qua, noi pensiamo che il bello e il giusto deve essere condiviso con tutti. Ecco perché abbiamo dato del materiale ai vari comuni, perché abbiamo aiutato anche Catenovara, anche qualche amico antico, insomma cerchiamo di avvalcare a macchiatore quello che può essere questo discorso di sostenibilità e di inclusione sociale, perché il bello deve essere condiviso. E quindi siamo veramente felici che il nostro amico Michele in questo caso ha superato, come si dice, quanto vale lo supera un maestro, quindi sta un passo più avanti di San Nicandro. E San Nicandro, come è la San Nicandro, siamo riusciti ad avere con l'amministrazione Guavano
un indirizzo, un, cioè una tecnicamente non ci hanno fatto praticamente una, come si dice, una delibera con l'atto di indirizzo. Abbiamo fatto, hanno chiamato un, anche loro, un ingegnere al di fuori, diciamo, dall'amministrazione comunale, il quale ha fatto già una prima bozza del tutto. Solo che per il momento ci siamo un attimino fermati perché non devono cercare di trovare fondi e quindi, ma stiamo premendo anche, diciamo, in questo senso qua. Vediamo, è una bella gara comunque, sicuramente. Alla fine se arriviamo insieme facciamo festa. Benissimo, grazie. Giusto un secondo, mi riallaccio a quello che ha detto il segretario. Proprio perché San Giovanni può essere volato per altre realtà, può essere l'esempio, come lo è in altri settori, per altre realtà del Gargano, della Puglia e non solo, affinché si dotino di questo strumento. Probabilmente, lo dicevo anche prima, se ce l'abbiamo fatta noi non è una cosa impossibile, lo possono fare tutti. Quindi servirà da stimolo un po' a tutte le amministrazioni che si vogliono impegnare in questo progetto per vedere che l'abbiamo fatto e quindi potranno anche chiederci come l'abbiamo fatto, come si reperiscono i fondi, come si impiegano le risorse e come poi si arriva al risultato. Normalmente non sposo l'augurio del sindaco perché io sono convinto che arriveremo prima noi, noi siamo già lì. Quindi io sono più un medico. Non so se qualcun altro vuole intervenire. Michele, rompi le scatole tutti i giorni, no, stasera non devi fare nulla. Io volevo intervenire. Niente, ringrazio Giacomo per le parole che ha espresso, ma in effetti è partito tutto da me, da un incontro che abbiamo avuto a Saticano, poi ho partecipato ad alcuni convegni. Ed è vero che il PEPA è datato 1986, quindi ne sono passate di amministrazione che potevano quantomeno tener conto, prendere in atto. Noi abbiamo tentato con l'amministrazione precedente, con Salvatore Biancofiore, abbiamo fatto diverse interpellanze, quindi non c'è stato proprio un non ascolto, è già diverso, perché già il fatto di non adottare il piano, perché bastava una semplice delibera dove l'assessore Chidoma, insieme c'era laggiù, l'hanno realizzato in un paio d'ore, la mattina alle 7 c'era pronta la delibera e poi è passata. Cioè voglio dire, era un atto di indirizzo che l'amministrazione doveva assumere, perché di lì poi si parte per tentare di iniziare alcuni percorsi, trovare fondi. Se c'è il costrumento, è facile con lo strumento poi mettersi in moto per ognuno di noi, cercare le strade, la ricerca di internet, la comunità europea, tutti i finanziamenti per suggerire all'amministrazione, perché non è che il piano si fa per il Michele, Francesco, il piano si fa per tutti, l'accessibilità è per tutti. Noi che siamo sulla strada ci troviamo che lo Stato non è solo per le persone deboli, ma è per l'anziano che deve passare, è per le famiglie che hanno i passeggi, cioè è per tutti, cioè la mobilità è per tutti. La scusa sono i diversi tanti, cioè chi ci mette poi in effetti il coraggio di affrontare certe situazioni siamo noi, perché poi è facile mettersi
internet oppure sui social, commentare o magari appoggiare l'idea. I fatti sono che tu, quando ci vedi in difficoltà di registrarti, devi fermare, devi aiutare, cioè. Che tu lo scrivi su Facebook, a me non mi interessa, cioè, non mi interessa. La solidarietà sulla tastiera non ha senso. E tantomeno credo che sia anche inopportuno alimentare polemiche su una questione così, su un obiettivo che questo amministratore sta raggiungendo. La sua raggiungente per il paese, la città, lo diceva prima Giacomo, che sta lottando su Saticato, non riesce ancora, ed è partito lì. Lo scroll è partito lì. Io poi ho chiesto con tutti. Allora, quando dico siamo stati inascoltati, noi dobbiamo anche allargare questa cosa. Cosa? Perché me l'ha tirata l'assessore. Non è partito solo da me in questa amministrazione. Io leggendo il programma c'erano alcune cose che interessavano i diversi andati. E mi riferisco ai famosi parcheggi Lestrice Blu. Allora io, siccome Lestrice Blu, la legge prevede che bisogna solo lasciare ogni 50 un nome di persone che si paga, però lascia anche alle amministrazioni comunali di migliorare la sua seconda. Quindi non è detto. Siccome che qui i personaggi pagano, qualora sono occupati di posto, ho visto che c'era una gara d'appalto che hanno già la commissione fatta, deliberata, che era tutto un mezzo. Sto parlando solo del paese perché dalla zona internazionale esiste ancora un appalto vecchio, parliamo da un nuovo appalto di qualche. Ho visto che sul programma c'era una cosa, non era messa in atto la questione dei versamenti. Mi sono recato all'assessore. Scusa, fammi capire qual è la storia. Detto lei, così. Dammi 10 minuti di tempo. E se ti segnalo, so che dovete fare per l'appalto, perché a Roma stanno decidendo magari che la legge in diverse materie non dovrebbero pagare. E ho detto, diamo un segnale, che almeno la prima ora, e chi si che valore possa occupare un tipo il diverso mandato, che sta il diverso mandato, che si trova un po' parcheggiare, dice, vabbè, fammi parlare anche con il dirigente, perché si parlava di economia. Cioè lui mi chiama e dice, senti, abbiamo deciso, le prime due ore, per il momento, i diversi mandati non pagano, le ore successive, se rimangono, poi chiaro, pagano. Ho detto, ok, fermo restante che la gara che farete, tentate di risolvere al meglio anche queste questioni. Però, c'è un però. A noi, sulla storia dei parcheggi, non serve avere la quantità, ci interessa avere la qualità. Mi spiego meglio. Se non ci sono i famosi controlli, noi troveremo parcheggiati sia i posti dei versanti, sia sulle strisce blu, persone che magari non hanno diritto solo perché utilizzano quel famoso contrassegno che io, che sono di persona del mondo, non lo metto mai, lo espongo solo quando mi devo fermare. La legge quello lo prevede, quando io mi devo fermare e parcheggiare. E io vedo giovani, tutti, questo, sempre che hanno un profeta, si parcheggia, si sta lì bello tranquilli, oppure se chi va a scuola, gli infermieri, c'è bisogno di persone, non abbiamo fatto niente. Quindi dovete incentivare ancora di più il comandante, per fare questi controlli. Cioè non è sufficiente guardare se c'è il contrassegno, bisogna vedere il contrassegno e chiedere se c'è. A questo, secondo me, è più no. Si potrebbe fare anche di ausiliare del traffico dei parcheggi. Se non è, basta avere una delega del comandante, possono anche loro
anche loro fare dei controlli, chiaro le punte no, ma fare dei controlli, perché solo loro stanno sul pezzo. Quindi eviteremo queste cose. Chiudo invitando ancora l'amministrazione che ci deve risolvere altri problemi di natura dei parcheggi. La vecchia amministrazione sulla zona internazionale ha spostato in alcuni parcheggi delle personalità di fronte alla formatoria, aggiungendo queste cifre. Allora io voglio dire che quei posti di fronte al procuratore di Vestalina non sono dei turisti che vanno al mare, lì se vanno le persone, vanno per necessità, quindi se c'è la sofferenza, poi li andiamo a togliere quei posti dove si era stato promesso da qualche ex assessore che doveva fare migliorare la situazione, che il meno uno del polo ambulatorio doveva essere parcheggio riservato solo per i disabili che andavano al procuratore. Chiacchiere, quindi stiamo alle chiacchiere, quindi noi non vogliamo che quando metterete mano là si ripristino quantomeno i parcheggi che c'erano e rivedere la questione della stagione. Io credo che inviterei qualcuno, oltre alle mani, io credo che sia qua, come sempre avete fatto. Qualcuno necessita di parlare con voi, viene direttamente a parlare anche con voi. Quindi, anche per altri problemi che insistono, voglio essere trattati, come l'utilizzo di alcuni edifici, mettere nelle condizioni anche chi fa altre attività, di già è un sacrificio. Poi se vi poniamo qualche problema di natura, è vero quello che è. Chiaro che non si può avere tutto sotto, questo è chiaro. Però, visto che siete così attenti, continuate ad essere così, ancora di più. Io chiudo veramente ringraziando sia il sindaco, l'assessore che i tecnici, ma soprattutto anche all'ingegnere di idrovatica, attualmente si sta dannaio, ci incrociamo quasi spesso perché risolvere la questione su un territorio che sta più avanti per l'abbattimento per il direttore troverà enorme difficoltà, però la volontà c'è, l'impegno c'è, lo strumento lo stanno realizzando, su quello strumento poi faremo ognuno di noi un ragionamento per poter pezzo per pezzo realizzare. Mi auguro che, e credo se possibile, siccome che affronterete il bilancio preso per il 2000, di metterci proprio una voce. Festa e festeggiorno, non è un po'. Di mettere proprio una voce dove sarà anche il meno, Simone, sto dicendo, però mettere proprio la voce per quando riguarda il piano, perché chi rimarrà, chi verrà dopo, troverà questa nuova voce del bilancio. E comunque qualcosa che cercherà di togliere dall'altra parte e inserire. Chiudo, grazie e speriamo che qualcuno si vuole intervenire. Chiedo scusa un secondo, ma sono scusato. Quello che dice Michele in merito al bilancio, diciamo che questa volta Michele tende sempre ad arrivare primo, questa volta secondo, perché forse non si ricorda che già nel bilancio precedente già c'era la voce per il PEPA e qui erano stati già stanziati i primi 130.000 euro, e quindi abbiamo tracciato già il solco e naturalmente non possiamo smentirci per l'anno prossimo, anche per l'anno prossimo delle risorse verranno stanziate per il PEPA per dare continuità a questo progetto. Nel bilancio di mantenere quella voce che è stata inserita in variazione di bilancio, perché non c'era. Diciamo che si è saltato in croce. Buonasera a tutti. Vi voglio ricollegare al fatto che diceva Michele sui parcheggi, sulle strisce blu dei parcheggi.
Per quanto riguarda martedì, mi è capitato proprio a me. Io ero in macchina, eravamo parcheggiati, cioè ci eravamo appena arrivati sulle strisce blu della zona ASL. Eravamo appena, cioè era sceso mio padre, fa un servizio, io stavo in macchina. È passato un vigile, mi sa che era, sì, e ci stavano facendo una multa. Cioè, nonostante io ero dentro, e il nostro sindaco ha detto che le strisce blu per i diversamente abili sono almeno per un'ora, mi sa, sono gratis. Loro non sapevano niente. Allora, per quanto riguarda le altre zone attenzionali, ripeto, noi andiamo a step, cioè faremo per la realizzazione un piano generale per tutta la città. Poi man mano che abbiamo, diciamo, che destiniamo le risorse, come ha detto l'assessore, saranno destinate in via ordinaria a questo intervento, realizzeremo appunto gli stessi interventi nelle zone programmate. Che non dovremmo fare altro che individuare questa, abbiamo già la tipologia di intervento e il costo dell'intervento, e quindi la zona di Piazza Loro chiaramente sarà interessante, perché insomma le scuole, ci sono servizi pubblici, ci sono, diciamo, non è indifferente, e siamo nella fase di avvio.
fare, perché a me pare strano che il vigile, diciamo, non sappia queste cose, suo preciso dovere, è lui che deve controllare il rispetto delle norme sul traffico, per cui se questo è successo, me ne scuso io a nome di tutti quanti, non deve assolutamente succedere. Per quanto riguarda quella questione della palestra, allora lì purtroppo c'è stato un errore, chiamiamolo così, nella fase di progettazione di quell'intervento, perché quegli interventi prevedono una procedura particolare per poter essere autorizzati, cosa che purtroppo non è stata fatta. E quindi di fronte a una segnalazione che c'è un intervento che non è supportato da un atto autorizzativo, è chiaro che si deve intervenire. Purtroppo si deve intervenire, perché questo fa parte del discorso generale del rispetto, diciamo, delle norme, delle leggi. Ecco perché occorre che per fare quel tipo di intervento e per mettere a terra e tornare finalmente con comodità in quella palestra, occorre che il Consiglio Comunale si pronunci su questo. E quindi, come dire, abbiamo ripristinato, cerchiamo di ripristinare un percorso normale, autorizzatorio rispetto a quel intervento. Quanto riguarda invece le macchine che parcheggiano, lui ha detto l'assessore, se non mi chiamano Pepa, piano, le mie sono varie architettoniche mentali soprattutto, e mentali. E qui, ecco perché non è una questione semplicemente facciamo un marciapiede o aggiustiamo quello, quello sì, quello è, come dire, è la base per poter intervenire, ma è complessa, è intersecata con altri settori questa materia. Ecco perché io dicevo di tipo culturale. Quindi un controllo da parte di chi deve controllare, ma fin quando non capiremo noi, potremo fare anche controlli che dobbiamo fare, come sta succedendo per altre questioni, come l'abbandono dei rifiuti, eccetera. Va bene, quello ci deve essere, ma io sogno una città in cui uno non sogna di mettere la macchina dove c'è lo scivolo, anzi, cioè, si dovrebbe vergognare, piuttosto faccio 10 km, non mettere la macchina, anche perché è una questione di sicurezza. Per chi sta su una sedia a rotelle e trovare lo scivolo, mettiamo che in quel momento sta nevicando oppure sta piovendo e io non posso arrivare a casa, perché? Perché tu mi hai impedito di passare, i danni potrebbero essere anche, diciamo, più. Quindi è un bisogno di sicurezza e di civiltà. L'intensificazione dei controlli noi lo potremo fare tranquillamente. Su questo vi dico che sfruttando, tra virgolette, cioè utilizzando i percettori del reddito di cittadinanza, abbiamo previsto con dei progetti che sono stati approvati, adesso dobbiamo fare l'assicurazione, le pettorine, dobbiamo fare questi ultimi passaggi per dare ai vigili ben 60 unità di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, i quali potrebbero essere impiegati anche per il controllo. Potranno fare le multe, ma potranno segnalare, quindi un giro per la città. Oggi controlliamo gli scivoli, ok? Abbiamo il personale per poterlo fare. Qui, in via San Marco, via Le Kennedy, c'è una macchina parcheggiata. La danna è questa, si chiama il vigile che può venire, che magari il vigile sta impegnato altrove, e si va a fare quello che si deve fare. Credo che un maggiore controllo del territorio sia fondamentale, ma ripeto, non supereremo queste difficoltà nel momento in cui civilmente ci adegueremo a un livello più alto di attenzione verso problematiche degli altri. E questo è un percorso che bisogna avviare, probabilmente già avviato, e su cui non ci dobbiamo fermare. È culturale la questione. Non è soltanto organizzativa, tecnica, eccetera, è culturale. Però per spingere il livello di cultura occorre fare anche queste cose, perché nel momento in cui metteremo a terra le strisce visibili, e quindi tu hai anche visibilmente, ti sarà più difficile, come quando siamo in una piazza pulita dove non c'è neanche un rifiuto, tu per abbandonare lì un rifiuto ci pensi. Quindi più è bella la città, più diventa bella e più spingiamo al rispetto degli altri. Questo ti risponde a una soluzione di carattere pratico, quindi anche su questo il percorso è aperto. Allora,
quindi non è stata fatta niente. Quindi le macchine prima o poi finiranno le banche di Fancarelli. Questo l'ho detto qualche volta. Quelle del bar, mettendosi in coda, le macchine dovrebbero partire. Perché i costi per le macchine sono nostri, quindi automaticamente non sappiamo se devono passare loro o quelli che devono scegliere. Quindi bisogna fare un po'. Fanno partire le multe, oppure ci sono dei danni, perché è stato fatto un intervento che non si poteva fare, le cose non vanno bene. Però sono attualmente stato, qualche giorno fa, è stata approvata la norma per cui anche nelle strade secondarie è possibile mettere, come dire, i misuratori di velocità. Prima potevano stare su. Sì, l'autovelox, sì, giustamente. Prima si potevano mettere lungo alcune strade aventi determinate caratteristiche. Adesso è stato liberalizzato, quindi se si vuole, adesso è possibile anche in strade secondarie, perché il ragionamento che è stato fatto è questo. Nelle città, sapete voi dove questo fenomeno è diffuso o meno, cioè dove ci sono pericoli. E quindi, se quel pericolo c'è e la strada non è classificata come tra quelle che dove è possibile mettere quello strumento, è chiaro che non hai possibilità di intervento. Allora, adesso invece è stato liberalizzato. Per cui, cioè, Mario, non ti aspettare che domani mattina tu vedrai però abbiamo, come dire, quando si parlerà con il comandante dei vigili, si potrà dire: sì, tu mi stai dicendo che questo intervento non si può fare. Quest'altro è consentito e quindi, perché non è solo piacere, è se chiede probabilmente, non so, via le Cappuccine, via le Cappuccine, della stessa Corso Roma, via Foggia. Ma questo è il tempo? Sì. Quando le mani prendono i piedi e devo fare la mattina. Sì, sì. Ma è un rende, fanno gli eventi. Sì, giustamente mi suggeriva anche l'assessore. Nelle strade dove, diciamo, quelle principali, è sicuro che in caso di necessità può intervenire un'ambulanza, l'ambulanza va a una certa velocità. Nel momento in cui dovesse poi succedere qualcosa, quindi. Però anche su questo, diciamo, stiamo discutendo perché sono in tante città che stanno chiedendo maggiore sicurezza da questo punto di vista. Le macchine hanno un se è previsto il parcheggio, sempre possono parcheggiare, lì non possono parcheggiare, lì possono stare. Se poi parcheggiano al di fuori delle zone consentite, è chiaro che non possono parcheggiare e dovrebbero essere multati. Questo è fuori dubbio. Siamo a posto, dovete fare altri interventi? Ok, va bene, allora, sì. E più o meno buonasera, la stessa cosa di Carolina, piazza Padre Pio per me, perché comunque c'è sempre la gente che non ti fa passare. È vero che ci sono tre uscite, piazza Padre Pio, di fronte a Patiano. Allora, di là di solito c'è la macchina ferma sotto lo scivolo. Potrei girare di qua, ma è un pochino più pericoloso. Scendere la discesa mi va bene, però con questi cartelloni qua, con la tipologia di mio figlio che tocca tutto, ci sta sempre che non è prima, quindi rimani bloccata e devi fare quella cosa perché. Quindi o togliere questi, o scegliere subito direttamente sullo scivolo. Per scegliere via le Kennedy, capito?
privato, oppure se ci sta proprio lo scivolo di fronte allo scivolo, invece del marciapiede, che continua a lì e poi magari ti giri di qua. Con le serie, però la serie è fondamentale, altrimenti
Allora, ok? Grazie, grazie per i suggerimenti, per gli interventi, per l'attenzione e speriamo che questo cammino insieme possa continuare. Filippo, buonasera, benvenuto. E quindi che possa continuare anche dopo. Grazie, speriamo alla prossima puntata del secondo step. Lo speriamo, sicuramente. Sicuramente. Buonasera.